grazie ai circoli del Partito Democratico. Noi come Comitato Grandi Navi abbiamo sempre detto una cosa estremamente chiara, con noi migliaia di cittadini che in questo tempo ha seguito le mobilitazioni, che è quello di fuori le grandi navi dalla laguna. E questo noi l'abbiamo sempre detto, per una serie di note no? molto importanti, che adesso non sto qua a ripetere, però insomma c'è il problema dell'inquinamento, no? Nonostante l'accordo volontario Blue Flag e Blue Flag 2, che comunque riduce in maniera molto, molto piccola l'inquinante emesso da queste navi. C'è l'inquinamento elettromagnetico, c'è la distruzione delle nostre case, delle rive e della città costruita, ma c'è anche un problema estremamente serio, che è quello della distruzione della laguna, come veniva detto prima. Queste navi, dal passaggio di queste navi, scavano e approfondiscono ad ogni passaggio la laguna. Ogni passaggio di queste navi ci porta via un pezzetto della nostra laguna, la approfondisce e ci consegna una laguna sempre più simile a un braccio di mare, che pone sempre meno resistenza al mare e alla marea. Questo è un problema che non possiamo ignorare anche nelle soluzioni alternative. Sono d'accordissimo con il senatore Casson di Bri, che è sull'intervento che ho appena fatto prima. Se noi non blocchiamo immediatamente ipotesi di scavi di altri canali, questo è un problema che non risolveremo, anzi aggraveremo. Io sono rimasto terrorizzato da sentire l'ipotesi del deputato Zanetti dello scavo dietro alla Giudecca, esattamente come mi terrorizza anche come abitante della Giudecca, non credo che trasformare la Giudecca in un'isola spalma di traffico possa essere la soluzione di niente di nessuno. Soluzioni di questo tipo manterrebbero questo tipo di ormai divenuto insostenibile in laguna, ma insostenibile per i motivi che dicevo prima, non solo per motivi estetici, anche se sono ovviamente orripilanti, solo Galan sembra apprezzarne l'estetica, le sue recenti dichiarazioni. E rispetto alle soluzioni, anche questa soluzione Marghera, io volevo domandare per esempio al Partito Democratico, non voi l'avete visto questo progetto in Marghera, perché vorremmo vederlo, nel senso, cioè vorremmo per esempio che questo confronto, auspicato anche dal senatore Casson, aperto, senza paletti, abbattendo i muri, cioè vorremmo anche parteciparvi, stiamo parlando di un'opzione che può avere, che ha sicuramente delle problematicità, perché evidenziate anche prima, ma che potrebbe avere anche dei pregi forse, ma nessuno l'ha mai visto. Quindi chiediamo per esempio che un confronto tipo questo, io per esempio mi auspicavo che venisse in qualche modo illustrato oggi, cioè essendo anche la proposta di una giunta che li sostiene. Sono un po' dispiaciuto di non tornare a casa con questo arricchimento in più. Un'altra cosa, rispetto al decreto Clini-Passera, noi abbiamo spesso detto applichiamo subito al decreto Clini-Passera, ma anche qui, cari senatori e deputati, c'è bisogno di un po' di chiarezza. Clini-Passera fissa un limite ai 40.000 tonnellate, ma qualcuno sa perché? Noi chiediamo l'allontanamento delle grandi navi incompatibili dalla laguna, perché le navi creano tutti i problemi che si dice prima. Ma chi è che ha stabilito questa soglia delle 40.000 tonnellate? In base a che cosa? Io ho letto e riletto il decreto Clini-Passera, non c'è scritto in base a cosa è stabilita queste 40.000 tonnellate. Perché non 50? E perché non 20? Allora, l'articolo 35 bis del PAD chiedeva per esempio degli studi, no? Per esempio su cosa volesse dire incompatibilità con la laguna, perché un'altra cosa su cui sono d'accordo con il senatore Casson, e credo che anche qua lo capiamo bene, essendo voi tutti veneziani, non propriamente adolescenti, cioè Venezia vive esclusivamente in rapporto con l'equilibrio dinamico e sempre in modificazione della sua laguna, nel senso qui non c'è possibilità di sopravvivenza di Venezia senza la sua laguna. Noi per un secolo abbiamo trattato la laguna, ben che vada, come un fastidio, una cosa o da interrare o da trasformare in un braccio di mare, perché doveva servire un certo tipo di portualità, un certo tipo di modello, un certo tipo di gigantismo sviluppista che si è sviluppato innegabilmente nel corso del secolo, e questa cosa ci ha consegnato una città seriamente a rischio.
Quindi ogni tipo di soluzione, e noi non siamo ingegneri, non siamo niente, cioè stiamo studiando man mano che il comitato cresce, diventiamo un po' più esperti, tra virgolette, di questioni della laguna, ma non spetta a noi indicare delle soluzioni. Noi però poniamo questo tipo di problema e chiediamo che invece una soluzione arrivi al più presto. Non è più tempo di aspettare, non è più tempo di tergiversare, di prendere tempo, va presa una soluzione. Chiudo con un'altra domanda che rivolgo a tutti voi presenti, ed è questa: il terminal RoRo di Fusina, per esempio. C'è una soluzione, per esempio, per togliere un grande numero di traghetti dal bacino di San Marco e dalla marittima? Quindi è fermo, doveva partire quest'anno, dov'è? Che fine ha fatto? Stanno costruendo.